conto è la politica alta, no? Quella di alcune istituzioni, un conto è poi trovarsi alla presidenza di una regione dove di fatto ha in mano la possibilità anche di fare strategie che cambiano il volto di una regione. Direi che però c'è una cosa che accomuna le due politiche: se fossimo un paese e quindi anche una regione che iniziasse ad avere politiche che non riguardano il consenso elettorale immediato, ma che guardano a quello che accade tra qualche tempo, sicuramente migliorerebbe sia la politica dell'amministrazione regionale, sia la politica quella più alta che ho definito prima, perché tutte le cose che abbiamo detto qui hanno bisogno prima di tutto di idee, hanno bisogno di strategie, ma hanno bisogno veramente di scelte immediate, quelle di medio periodo e quello di lungo periodo. Noi ci siamo fermati per troppo tempo a quelle immediate, no? Anche perché sia mai che il nastro lo taglia quello che viene dopo di me, e quindi credo che questo sia stato il grande limite della politica italiana in genere, senza destra, sinistra, centro, credo che sia assolutamente trasversale e ci abbia accomunato. Tornando alla fiera, direi che è un'occasione straordinaria anche di stimolo, oltre che ovviamente di iniziativa, di idee, di capacità di tenere insieme le eccellenze che in questa regione ci sono importanti e sono anche un modello sul quale intendiamo investire. Direi anche che però finalmente somigliamo un po' anche a una regione, a un paese europeo, no? Perché in fondo l'Europa se lo dice da un po' che bisogna investire nell'economia verde. C'è un paese a cui guardiamo sempre con grande diffidenza, a volte anche giustificata, ma la Germania ha scelto 12 anni fa di diventare leader mondiale delle energie rinnovabili ed ha riconvertito aziende che facevano altro fino a qualche anno fa. Lo ha fatto utilizzando anche i fondi europei, sia chiaro. Il problema non è che loro l'hanno fatto e che in qualche modo adesso pretendono una certa determinazione da parte nostra. Il problema è che noi siamo stati a guardare quando avevamo le stesse potenzialità e le stesse occasioni. Quindi questa la metterei, come postilla ad una discussione che deve essere su questi temi assolutamente priva di colore politico. Dico però che abbiamo adesso un'occasione dettata dalla crisi, per cui siamo pronti a fare cose che qualche anno fa non avremmo fatto in termini di aggregazione, in termini di investimenti nell'innovazione, andando a guardare mercati ai quali appunto non prestavamo o non abbiamo prestato sufficiente attenzione, anche lanciandoci in economie nuove. In fondo l'economia verde sembrava qualcosa, perdonatemi se non la chiamo green, ma preferisco economia verde, perché non così, giusto per esempio, non continuare a parlare di welfare ma di sistema di protezione sociale, quindi cerco di fare la stessa cosa con l'economia verde. E in fondo l'abbiamo vista in passato come quella cosa in più, no? Voluttuaria, di cui si poteva fare a meno, però se c'era era una forma di eccellenza di alcuni, destinata solo ad alcuni, no? Ad alcune buone pratiche. E adesso, come ci ha detto anche Tozzi, sta diventando semplicemente una cosa di cui non si può fare a meno se si vuole sperare e auspicare di continuare a crescere o quantomeno di ricominciare a crescere, e credo che questa regione abbia una grande potenzialità. Io è una settimana, adesso non prendetemi in giro, ma è una settimana che cerco di spegnere le luci della regione. La sede della regione di Udine, che è super efficiente dal punto di vista energetico, ha un piccolo difetto: siccome non si aprono le finestre, ha la luce elettrica, la luce attaccata alla reazione, per cui non si può spegnere per tutte le ore in cui la reazione è accesa, quindi anche quando durante il giorno o mezzogiorno non avresti bisogno di tenere accese le luci. Sembrerà una banalità, ma fa parte anche di un modello nuovo di sviluppo, di attenzione all'efficientamento energetico, al quale probabilmente in passato abbiamo prestato poca attenzione. Insomma, io partirei dalle piccole cose e passetto per passetto porterei avanti anche politiche importanti. Noi ad esempio abbiamo fatto una richiesta al governo, ovviamente auspichiamo che ci seguano e ci diano retta, ma insomma abbiamo chiesto per esempio di consentire alla regione Friuli Venezia Giulia di mettere in piedi un piano di edilizia scolastica che parta anche dall'efficientamento energetico, perché questo è un paese che ad esempio, tutto il paese, non solo la regione Friuli Venezia Giulia, spreca, cioè consuma più dell'energia necessaria negli edifici scolastici, un importo pari a 6 miliardi di euro l'anno. Allora, siccome stiamo parlando di efficientamento energetico, ripeto, facciamo le cose che sono alla portata: efficientamento energetico dell'edilizia scolastica, efficientamento energetico dell'edilizia popolare. Però, siccome c'è il patto di stabilità, siccome anche quando vuoi spendere in modo accorto non ti fanno spendere, abbiamo chiesto allo Stato di non darci soldi, ma di permetterci di fare investimenti di quel tipo fuori, ad esempio, dal patto di stabilità, come un'azione straordinaria di anche culturale di cambiamento del volto della regione e del paese. Insomma, io spero ci diano retta. Spero che, per esempio,
come per le infrastrutture, io mi occupo anche di infrastrutture, il governo Monti ha dato la possibilità di accedere al credito d'imposta, lo si faccia per esempio anche rispetto all'economia verde, sarebbe anche qui una possibilità in più per quelle imprese che investono in innovazione, eccellenza, economia verde e somigliano di più all'Europa, insomma.